Siamo venuti oggi come stampa perché convocati dall'onorevole Carlo Guccione, che ha indetto una conferenza stampa. Carlo Guccione per giorni è stato in silenzio, soprattutto i giorni turbolenti post inchiesta Rimborsopoli. Siamo venuti a capire quali sono le idee, cosa pensa l'onorevole Carletto Guccione, che appare estremamente irritato per come è stata gestita tutta la partita con la quale di fatto è stato estromesso da assessore. Carlo Guccione aveva avuto modo di intervenire pubblicamente subito dopo la vicenda dell'inchiesta, dove aveva chiarito che la sua posizione è molto meno complessa delle altre e che a breve, diciamo, lui già in sede di riesame ha presentato tutta la documentazione che provano, insomma, che le somme per quale è stato anche lui indagato in Rimborsopoli sono invece assolutamente contabilizzate e quindi perché fatte esclusivamente per fini istituzionali. Ma quella di oggi non è una conferenza stampa per affrontare i temi della vicenda giudiziaria, ma soprattutto per affrontare i temi della vicenda politica. Noi siamo venuti ad ascoltarlo, a sentire quali sono le sue ragioni, perché c'è motivo di credere che l'onorevole Carlo Guccione sia ampiamente in dissenso con tutta la fase nuova che ha ritenuto di aprire il Presidente della Regione Mario Oliverio. Io ho convocato questo incontro con i giornalisti perché, come avete visto, sono stato in silenzio e da osservatore ho cercato di capire cosa stesse succedendo. Faccio gli auguri alla nuova giunta. Ho avuto una telefonata molto importante sul piano personale e politico dal professore Visconi. Gli voglio dare atto di questo. Un'altra importante telefonata dal professore Musmanno. E ritengo questo un atto politico e istituzionale importante per quanto mi riguarda. Quindi gli auguri veri di cuore, perché ho fatto l'assessore per molto tempo, 4 o 5 mesi, e so quanto è difficile come nella Calabria, e non sarà una vicenda facile. Io su Rimborsopoli, sapete, ho dato la mia versione. Certamente è stato un fatto grave, però fuori da ipocrisia Rimborsopoli era annunciata. Io avevo già avuto l'avviso di garanzia insieme ad altri 51 tra consiglieri vecchi e nuovi della legislatura, l'avevo avuto quasi un anno fa, quindi era annunciata Rimborsopoli. È stato un evento grave, ma diciamo, la Calabria mi pare che è l'ultima regione ad essere stata investita da questa vicenda. Io, come ho detto, lo ripeto, tutte le mie spese sono confacenti alla legge. Quello che mi viene contestato è facilmente documentato e documentabile. Non ho utilizzato le risorse pubbliche per attività fuori da quelle istituzionali. Il gruppo del PD sin da subito si era dotato di un'autoregolamentazione che abbiamo approvato, e mi è stata questa autoregolamentazione comunicata a tutti i consiglieri dopo aver deciso attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Abbiamo deciso di farci seguire da un commercialista che abbiamo assunto per fare questo lavoro al gruppo, e il commercialista insieme a noi ha giustificato e ha fatto un lavoro certosino per la certificazione della spesa in base alla legge. Quindi
Io si dice sempre piena fiducia nella magistratura. Ho chiesto il riesame e sono convinto che sarò nelle condizioni di giustificare e di dare ampia e documentata giustificazione su quello che mi viene contestato. Credo che questo ha, diciamo, non possa essere utilizzato strumentalmente per nessuno, lo dico chiaramente. Non ci possiamo ammantare rispetto a questioni che non riguardano la politica e l'etica. Io però devo dire una cosa, cioè, con molta diciamo, fermezza. Se passa l'idea che basta un avviso di garanzia, già un avviso di garanzia, già, diciamo, perché di questo si tratta, già avuto e riconfermato per giustificare l'uscita o l'entrata in una giunta, in un ruolo istituzionale, vuol dire che questo metodo espone i rappresentanti istituzionali a, diciamo, ad essere vulnerabili rispetto al mandato elettorale. Questo non è un sottrarsi, perché l'avviso di garanzia, vorrei che tutti quanti capissero che cos'è l'avviso di garanzia. L'avviso di garanzia è una garanzia alla persona che viene indagata. Quindi è per legge, va fatto per legge, perché quella persona deve essere a conoscenza che si sta indagando su di voi. Quindi l'avviso di garanzia, la sua natura dell'avviso di garanzia, è proprio, va in questa direzione. E questo esporrà questa esperienza. L'esperienza che si apre in Calabria sarà esposta, questo è un precedente importante, guardate che poi alla fine vuol dire che ci siamo tutti quanti, siamo tutti esposti alla possibilità, perché poi qualcuno chiederà conto tra qualche tempo, quando ci sarà una possibilità. Guardate che un avviso di garanzia non si nega a nessuno, diciamo. Quindi questo è un fatto di una, diciamo così, ma la notizia non è questa, io non mi voglio indugiare su queste questioni, saprò difendermi nelle sedi opportune, anche perché lo stesso magistrato, come avete avuto modo di leggere, ormai le carte sono pubbliche, no? lo stesso magistrato dice la posizione del Guccione è estremamente marginale rispetto agli altri indagati, ma non è questa la questione. La questione è che la notizia è questa: a me ancora ad oggi nessuno mi ha chiesto di dimettermi. Cioè, io ho appreso la notizia della nascita della nuova giunta dalla stampa, dai mass media. Io non ho avuto nessuna telefonata né di Oliverio, del Presidente Oliverio, e né del segretario del mio partito, per chiedermi le dimissioni. Posso capire il loro imbarazzo, perché ero curioso di sapere perché mi dovevo dimettere, e avrei con loro interloquito, ma questa telefonata non è mai arrivata. Io ho lasciato Oliverio il 29 di giugno a Milano all'Expo. Io mi dovevo fermare perché avevo altre manifestazioni lì. Da allora nessuna comunicazione, la stessa cosa vale per Magorno. Quindi, siccome io non ho parlato con i giornalisti questi giorni, non ho fatto dichiarazioni, a me nessuno ha chiesto di fare un passo indietro, tant'è che io ancora sono in carica, fino al 22 di giugno sono ancora in carica, sono assessore insieme a Ciponte di questa giunta. Ma attenzione, vorrei capire, ma perché non è arrivata mai questa telefonata? C'è imbarazzo? C'è stato imbarazzo a chiedermi e a ragionare con me della necessità di dimettermi? C'è un giudizio? Voi avete visto, io come ho fatto l'assessore, non vi devo dire che cosa
ho fatto. Il punto è un altro però, attenzione, che il punto è tutto politico, e di errori politici che si sono fatti in questi mesi. E non è permesso a nessuno cercare di usare rimborsopoli per ammantare gli errori politici che si sono fatti in questi 8 mesi. Perché errori politici che hanno portato a uno stato della Calabria di grande difficoltà, un primo errore politico è stato la sanità, essersi incaponiti a chiedere di essere sulla vicenda dell'ufficio del commissario è stato un grave errore politico, perché il commissariamento della sanità calabrese ha provocato e provoca danni gravissimi. La situazione da quando c'era Scopelliti si è aggravata enormemente nella sanità in questi 8 mesi, e l'errore politico è stato quello di non essersi battuti per far uscire dal commissario, dall'ufficio del commissariamento. Si è invece voluto incaponire sulla questione del commissario, che doveva essere il presidente della regione. Questo non c'era nei fatti nelle leggi, non c'era nei fatti nelle leggi. Oggi noi abbiamo una situazione grave, grave nella sanità, e questo è stato un errore politico che ha creato un rapporto di lacerazione con la Calabria sulla sanità. Ma è frutto che cosa? Di un problema che c'è nel rapporto tra la Calabria e Roma, tra la Calabria e il governo nazionale. Ma non ci prendiamo in giro, non ci prendiamo in giro. O vogliamo parlare del porto di Gioia Tauro, che nel programma del centro-sinistra e di Oliverio Gioia Tauro doveva essere il luogo dove partiva lo sviluppo della Calabria e del Mezzogiorno. Gioia Tauro ce lo vogliono mettere sotto l'autorità portuale di Messina. Sono dati emblematici. E con un governo in carica hanno fatto un ammiraglio, il direttore dell'autorità portuale. Ma ne vogliamo discutere di queste cose? Ma questi sono i problemi veri politici che hanno prodotto una lacerazione tra questa esperienza di governo e la Calabria. Questo è il punto politico vero su quale noi dobbiamo discutere. E attenzione, il silenzio assordante che c'è stato e ancora persiste intorno a quello che la Lanzetta, l'ex ministro Lanzetta, ha detto qualche tempo fa rispetto al fatto che rimproverava a Guerini di non conoscere la situazione calabrese e di dire: attenzione, i tuoi informatori non ti informano bene, perché la situazione della Calabria è molto più grave di quello che si chiede e si dice, perché è avanzata la proposta di andare alle elezioni anticipate in Calabria. Ma questo silenzio, perché non si è fatta la polemica su queste questioni che dice la Lanzetta? Si possono lasciare queste cose così? È chiaro che si segna un clima che non permetterà di poter governare serenamente questa regione. Un clima di cose dette e non dette, di risposte date e non date, perché c'è una difficoltà politica evidente. E guardate che il rinnovamento non si annuncia, il rinnovamento si fa il rinnovamento, non si annuncia, non possiamo dire che dopo 8 mesi annunciamo il rinnovamento. E attenzione, io, siccome sono molto chiaro, questa discussione tra consiglieri, professori, esterni, interni, è anche qui uno specchietto per le allodole. Io non ci credo in questa discussione, consiglieri sì, consiglieri no, come dire, professori sì, professori no. Come sapete, io gli ho detto sia a Biscomi che sia a Musmanno, lo ripeto qui, buon lavoro nell'interesse della Calabria. Il punto qual è? Che questa discussione a me ricorda quando si doveva costituire il governo Monti, il governo dei professori, ricordate? È la stessa cosa,
Anzi, devo dire che noi a Monte l'abbiamo incontrato mentre passeggiavamo sul Decumano all'Expo. Eravamo una trentina di persone, 20 persone, l'abbiamo salutato e qualcuno mi ha detto: questo ha rovinato l'ha rovinato l'Italia, il governo dei professori, no? Non vorrei che adesso, tra qualche tempo, queste scelte non avessero né padre né figli, no? Cioè, nel senso, lo dico in via preventiva, siccome gli ho fatto gli auguri sinceri, non vorrei che tra qualche tempo qualcuno si dimenticasse di come è nata questa esperienza dei professori, che possano essere utilizzati come foglie di fico. Lo dico molto sinceramente, lo dico oggi e mi assumo la mia responsabilità rispetto a questo. Allora, non parlerò come si parlava nel TICUS, farò una conferenza stampa breve, poi chiederò a voi giornalisti di farmi qualche domanda. Io i miei 5 anni sono stati di opposizione a scopellite, da solo, molte volte isolato, però la mia soddisfazione è stata quella di averla avuto ragione di quella impostazione. Poi c'è venuto tutto il PD su quella posizione, ci sono venuti anni, mesi, battaglie, poi c'è venuto tutto il PD e l'ho fatto convinto che, diciamo, bisognava stare fedeli al mandato elettorale. Oggi io le dico che io rimarrò fedele al mandato elettorale, a tutti coloro i quali mi hanno consentito di essere primo eletto in Calabria, e il mandato elettorale è quello di stare e di rappresentare i territori, di fare un'operazione vera di cambiamento, e voglio dire, ne vado orgoglioso, sono stato il primo assessore che dalla nascita della giunta regionale ha azzerato i propri dirigenti e li ha fatti ruotare. Dalla nascita della giunta regionale li ho azzerati e li ho fatti ruotare, così come ho avviato profondi rinnovamenti sul terreno del lavoro, così anche per quanto riguarda i servizi sociali ho approvato una legge, ho approvato una delibera, ho fatto approvare che dopo 15 anni viene applicato un articolo di questa legge sui servizi sociali che trasferisce le competenze di gestione ai comuni per farli appropriare la regione non più della gestione ma della programmazione, non più gestione di risorse che devono essere fatte dai comuni ma da un ruolo di programmazione e di controllo, quello che è mancato alla Calabria. Quindi io sarò fedele a questo, non ci saranno né cedimenti e né tradimenti rispetto a questo mandato elettorale. Né cedimenti e né tradimenti. Nel mio ruolo di consigliere regionale lo farò fino in fondo da questo punto di vista e lo farò come ho saputo fare e come voi sapete che io so fare. Diciamo, svolge un ruolo importante da consigliere regionale. Quindi non ho nessun rimpianto, non ho nessuna amarezza, non ho nessun, diciamo così, come dire, nostalgia. Anzi, la mia diciamo, voglia è più rinnovata di tornare ad avere un ruolo che mi permetterà di ancora di più di stare sui territori e di interloquire con i bisogni dei territori. Voglio dire solo una cosa, non possiamo giocare, insomma, si è giocato per troppo tempo sui rapporti personali, no? Io stimo Oliverio, non è una vicenda che mi fa cambiare opinione su Oliverio, questo sia chiaro, no? Perché vedo vecchi amori, cioè, articoli. No, io a Oliverio lo stimo, addirittura capisco il suo imbarazzo politico, capisco, diciamo, che la sua difficoltà a farmi una telefonata per chiedermi l'esclusione della giunta regionale, lo capisco ma non lo giustifico, né nel metodo e né nello stile.
questo ci tengo a sottolinearlo, e io ho voluto fare con questa mia brevissima conferenza stampa, aspetto le vostre domande, di fare chiarezza e di essere trasparente fino in fondo rispetto a quello che è accaduto in queste settimane. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato integralmente le ragioni di Carlo Guccione. L'abbiamo voluto ascoltare integralmente perché insomma c'è poco da dire. Carlo Guccione, in maniera asciutta, chiara, ha detto quali sono le cose che non lo convincono, ha espresso anche una critica nella gestione politica della vicenda regionale di questi mesi. Soprattutto Carlo Guccione ha posto l'accento su un cattivo rapporto con Roma, con il governo renziano. Guccione non fa sconti al governo e ritiene anzi che il presidente della giunta regionale abbia sbagliato approccio, un approccio che è quello di una subalternità a questo governo. Ma ci sono delle vicende, dice Carletto Guccione, che non possono essere sottaciute, che sono sotto gli occhi di tutto: la vicenda di Gioia Tauro, diciamo, che ha dato il governo, la vicenda della sanità con il commissariamento Scura, che insomma sta dando una serie di problemi e una serie di contrapposizioni con il presidente della giunta regionale. Poi Carletto Guccione dice: rispetto alla mia vicenda, io continuerò a rispondere al mio mandato popolare, continuerò a restare nel Partito Democratico, ma debbo rilevare e debbo contestare una forte critica nel metodo con cui sono stato di fatto cacciato dalla giunta. Confermo la stima a Mario Oliverio, ma su questa vicenda non condivido nulla. E qui la posizione di Guccione. Chi si aspettava un Guccione che potesse annunciare rotture clamorose con il PD è rimasto deluso. C'è da registrare che oggi, oltre ai giornalisti, c'erano decine, centinaia di militanti, e non si tenga presente che Carlo Guccione è stato il primo degli eletti del PD, è stato il primo degli eletti in Calabria, per cui insomma ha grande consenso, e stamattina questo calore, questo sostegno si è sentito e si è avvertito nel contesto di questa conferenza stampa. Non ha fatto sconti Guccione né nelle critiche, ma nello stesso tempo da esperto, sgamato politico, non ha completamente chiuso alla maggioranza, anzi non si è posto al di fuori della maggioranza, ma ha chiaramente fatto intendere che dentro questa maggioranza ci sarà con un punto di vista che non intenderà fare da oggi in poi assolutamente sconti, soprattutto sulla impostazione politica. Noi vi abbiamo dato conto di questa posizione. Da Cosenza è tutto, l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.